scolastico, a voi genitori, ai docenti e a tutti voi alunni del nostro istituto comprensivo e grazie di aver risposto al nostro invito. Oggi, 27 gennaio, si celebra la giornata della memoria, dedicata al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, dai deportati militari, politici italiani nei campi nazisti, istituita con la legge del Parlamento italiano il 20 luglio 2000. Si celebra oggi poiché il 27 gennaio 1945 gli alleati abbattevano i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, liberando i superstiti rimasti e rivelando al mondo uno dei più disumani massacri della storia. Il termine Shoah, Olocausto, tuttavia, si riferisce al periodo dal 30 gennaio 1933, quando Hitler divenne cancelliere della Germania, all'8 maggio 1945, la fine della guerra in Europa. Per capire meglio il significato di questa ricorrenza, abbiamo provato ad intervistare, attraverso i loro scritti, i testimoni che hanno vissuto in prima persona questo evento. Sono Lisa Springer, viennese di origine ebraica, sopravvissuta ai campi di sterminio. Tanti sono ancora i ricordi che mi tornano come incubi di quei giorni, ma particolarmente impresso nella mia memoria rimane il disorientamento iniziale. Terminata la selezione, divisero uomini e donne e ci fecero entrare in due baracche diverse. Qui avvenne la nostra orrenda metamorfosi. Il nostro processo di spersonalizzazione iniziò proprio da questa baracca. Costrette a spogliarci completamente nude, uguali nell'aspetto le une alle altre, già fiaccate nello spirito, eravamo inermi davanti ai nostri aguzzini, che ridevano del nostro pudore, ci schernivano per l'aspetto, ci mortificavano nella nostra femminilità. Eravamo ebrei, esseri immondi da eliminare. Questa la ferrea logica del Reich. I nostri indumenti furono accatastati su carrelli nel corridoio, mentre noi, costrette a passare in una grande sala attigua, fummo sottoposte ad una doccia di gruppo. Eravamo circa in 300, pressate come le sardine. Durante la doccia sentivo i corpi delle mie compagne soffocare il mio. E il contatto con quella pelle umida ed estranea spingeva alla difesa il mio organismo, non ancora abituato a quella vita disumana. Più tentavo di evitare quel contatto e più mi sembrava di rimanere intrappolata. Mi sentivo impazzire. Possibile che fosse tutto vero? Possibile che stesse accadendo a me? Ci furono attimi in cui la mente si isolò dal corpo e non riuscì a riconoscersi in quella grottesca figura quale ormai era la mia. Asciugate con enormi ventole che emanavano aria calda, fummo successivamente rivestite con stracci, senza biancheria e con zoccoli disuguali. In seguito avremmo imparato che il camminare con questi zoccoli di misura diversa, oltre a rappresentare una notevole difficoltà, avrebbe contribuito a rendere ancora più tragica la vita già tanto precaria del lager. Quando la temperatura scendeva sotto lo zero, i piedi, costretti in queste calzature, si riempivano di tumefazioni e piaghe dolorose, deformandosi e provocandoci dolori atroci. Sono padre Massimiliano Conde, un frate francescano coancolo. Il 17 febbraio 1941 venne prelevato dalla Gestapo e rinchiuso nel carcere di Varsavia. Il 28 maggio fu trasferito ad Auschwitz, dove sei morto. Tuttavia, la mia morte l'ho scelta e voluta per amore, per salvare i fratelli. Era l'estate dell'anno 1941, finiva lui al tempo, cominciava l'agosto. Una sera, un prigioniero del reparto 14 non rispose all'appello. Il suo numero venne ripetuto nel silenzio agghiacciante. Nulla, era fuggito. Immediatamente cominciò la caccia e cominciò il terrore per gli uomini del reparto. Sapevano che cosa sarebbe successo. Cominciarono le maledizioni, le preghiere, la speranza che il fuggitivo fosse ripreso. In questo caso solo lui avrebbe pagato, diversamente avrebbero pagato loro. E fu così. La sera del giorno dopo, 10 innocenti
vennero prescelti per morire. La morte cui erano destinati era atroce nella sua splendida semplicità. Niente cappi, niente fucilazioni, niente strumenti di tortura. Solo una stanza, un angusto locale nudo e spoglio. I prigionieri sarebbero semplicemente stati abbandonati lì. Niente cibo, niente acqua, nulla. La morte per fame e per sete. Ad uno i 10 innocenti uscirono dai ranghi e si levarono grida strazianti. Mia moglie, i miei figli. Un prigioniero singhiozzava nel silenzio terribile del cortile. Tutti lo guardavo anch'io. E decisi, quietamente, composto, uscì dalla fila dei compagni. Avanzai verso il comandante del campo, il quale, vedendo un prigioniero avvicinarsi, balzò indietro estraendo la pistola. Nessuno aveva mai usato. Io mi tolsi il berretto e dissi, voglio prendere il posto di uno di loro. Stupore, incredulità, smarrimento. Di chi vuoi prendere il posto? Io indicai il prigioniero che piangeva, di quello. Così mi tolsi gli zoccoli e i pantaloni come avevano fatto tutti gli altri e avanzai verso il bunker della fame. Era il tramonto del 14 agosto, quando sono morto per salvare un altro uomo. Sono un preside di un liceo americano, sopravvissuto ad un campo di concentramento. Ed ogni inizio di anno scolastico ho l'abitudine di scrivere una lettera ai miei insegnanti. Cari professori, i miei occhi hanno visto ciò che nessun essere umano dovrebbe mai vedere. Camere a gas costruite da ingegneri istruiti. Bambini uccisi con veleno da medici ben formati. Lattanti uccisi da infermiere provette. Donne e bambini bruciati e uccisi da diplomati di scuole superiori e università. Diffido quindi dell'educazione. La mia richiesta è, aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. I vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri educati, degli psicopatici qualificati, degli henchmen istruiti. La scrittura, la lettura, l'aritmetica non sono importanti se non servono a rendere i nostri figli più umani. Bravo. Qualcuno di voi potrebbe chiedere che questi crimini sono stati possibili solo perché in Europa vi erano nazisti e fascisti. No, la violenza non ha patria, non è partito, non è ideologia, non ha religione che la giustifichi. La violenza è sempre violenza, chiunque sia a commetterla. Il Novecento è stato un secolo caratterizzato, purtroppo, da altre atrocità, compiute da altri uomini in altri contesti. Se volessimo ricordarli tutti, non basterebbero i 365 giorni di un anno. Tuttavia, per dimostrare che la violenza va sempre condannata, il Parlamento ha voluto istituire nel 2004 anche il giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe. Si celebra fra qualche giorno, il 10 febbraio. Le foibe sono delle voragini rocciose a forma di imbuto rovesciato, creati dalle erosioni di corsi d'acqua nel suolo carsico della Venezia Giulia. Possono raggiungere i 200 metri di profondità. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nell'Istria liberata dalle milizie del maresciallo Tito e dagli alleati, furono gettati nelle foibe migliaia di italiani, considerati collaborazionisti del nazismo o del fascismo. Molti vennero prima fucilati, altri furono gettati vivi. Non si sa con certezza l'esatto numero dei foibati, però non è stato possibile, né lo sarà in futuro, estrarre tutte le migliaia di corpi dalle circa 1700 foibe presenti sul territorio istriano. Sono un testimone delle foibe, ricordo ancora quei giorni di terrore. Dopo noi fummo condotti, infatti poco dopo fummo condotti in sei legati insieme con un unico filo di ferro, oltre quello che ci teneva avvinte le mani dietro la schiena, in direzione di Assia. Indossavamo solo i pantaloni e ai piedi avevamo solo le calze. Un chilometro di cammino e ci fermammo ai piedi di una collinetta, dove mediante un fil di ferro ci fu appeso alle mani un sasso di almeno 20 kg.
fummo sospinti verso l'orlo di una foiba, la cui gola si apriva paurosamente in ira. Uno di noi, mezzo stupidito per le sevizie subite, di propria iniziativa si gettò urlando nel vuoto. Un partigiano, allora, puntato col mitra in piedi su di una roccia laterale, ci impose di seguirne l'esempio. Poiché io non mi muovevo, mi sparò contro, ma a questo punto accadde il prodigio. Il proiettile, anziché ferirmi, spezzò il fil di ferro che teneva avvinte le mani da me dal sasso, così che quando mi gettai nella foiba, il sasso era già rotolato lontano da me. La cavità aveva una larghezza di 10 metri e una profondità di 15 metri. E poi, subito dopo, vidi precipitare altri miei 4 compagni colpiti da raffiche di mitra. Dopo ci fu buttata una bomba nella sott'acqua che scoppiò schiacciandomi con la pressione dell'aria contro una roccia. Verso sera riuscii ad arrampicarmi per una parete scoscesa e a guadagnarmi la campagna, per 4 giorni e 4 notti consecutivi celato in una buca. Tornato nascostamente al mio paese, per timore di ricadere nelle grinfie dei miei persecutori, fuggii a Pula e solo da allora potei dire di essere veramente salvo. Ma allora, cosa possiamo fare per evitare che si ripetano questi eventi? Innanzitutto, non dimenticarli, come stiamo facendo oggi, per evitare di ripetere gli errori del passato. Puoi cominciare fin da ora a costruire una cultura di pace e solidarietà nelle nostre famiglie, nella nostra scuola e nel nostro mondo. Diventare gente che ispira in un mondo migliore. Con questo messaggio di solidarietà e speranza vi salutiamo, ringraziandovi per la vostra partecipazione. Al lavoro in un mondo a loro sconosciuto,
presi in un giro mai compiuto, esperienze così diverse dalle loro, che sguardo avrebbero negli occhi? Madri vili, poverine, preoccupate che i figli conoscano la viltà. Madri mediocri, che non hanno avuto per voi mai una parola d'amore, se non d'un amore sordidamente muto di bestia, e in esso vanno cresciuti impotenti ai reali richiami del cuore. Madri feroci, intenti a difendere quel poco che borghesi possiedono, la normalità e lo stipendio. Ecco, vili, mediocri, servi, feroci, le vostre povere madri, che non hanno vergogna a sapervi nel vostro odio, addirittura superbi, se non è questa che è una valle di lacrime.